di essere riuscita un po' a rendere questa idea di costruzione, no? della casa attraverso le persone. Dico, il mio parere personale, penso che oggi si abbia paura, ci sia indifferenza, ci sia egoismo. E non è semplice essere quello che si è, per formare un'associazione anche. Non è semplice avere dei valori. Io, grazie a Dio, sono cresciuta con una famiglia che mi ha dato questi valori e li ho ritrovati in questi miei amici, cosa che non credevo, ma non per qualcosa, perché non era mai uscito fuori questo discorso. E credo, sono una persona molto socievole e credo nella conoscenza, e credo che la conoscenza sia l'unica arma per battere la paura. Credo che ci voglia coraggio nella vita, nei rapporti, ci vuole pazienza, forza e volontà. E non bisogna dare per scontato niente, bisogna curare i rapporti sociali, i rapporti umani sempre, con la stessa forza, volontà e pazienza, perché sono le uniche cose che ci rendono vivi, che ci rendono forti, ci rendono orgogliosi di noi stessi. Quindi penso che bisogna sempre migliorare se stessi per poter migliorare gli altri, per dargli una mano. Credo in questo, basta, io sono questo e lo sono anche i miei amici. Grazie a loro, soprattutto a Francesco che è una persona molto, diciamo, è stato molto concreto, le nostre idee lui le ha prese e lui ha fatto tutto da solo, è partito. Ci ha coinvolti tutti e io lo ringrazio perché io ho sempre desiderato, amando l'Africa fin da piccolo, non so perché, forse perché ho avuto una zia che sta in missione, forse per i miei cugini che si sono sempre dedicati a questo, per mia mamma, per come mi è cresciuto mio padre. Quindi sono contenta perché avrei sempre potuto partecipare a un'associazione, invece oggi mi vedrò qui felice perché ne faccio parte, perché l'ho fondata anche io.